Com'è andata oggi? Beh, è andata bene. E a te? Benissimo. Ho preso due gazzelle, due elefanti, due fagiani. Due fagiani! In Africa due fagiani! Sono sbagliato, Grazie. Grazie. Ho preso due nusbari. Due nusbari? Scusa la mia ignoranza, ma che diavolo sono i nusbari? Non sa cosa sono i nusbari. Non sa cosa sono i nusbari, Ma qui è pieno di nusbari! Seguimi che andiamo a scovarli! Andiamo! Ecco, guarda in quel cespuglio, guarda che bell'esemplare di nusbari! Presto, presto, spara! 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 Nusbari! Nusbari! Grazie, e questo era lo spettacolino di animazione offerto dal Paradise Village. Nice. Ma voglio presentare tutta l'equipe. Hey. Eccole là, i vostri ragazzi. Ok, è finita qua. No, non è finita qua. Perché che cosa c'è adesso? Che cosa c'è? Ditelo voi. C'è la sigla. Bravi. Mangiaro, chi li berremo, chili di amici, senza un perché, chi li mangiaro, chi li berremo, chili di amici, senza un pensiero. Che malangonia, che brutto avvenimento, guarda, teniamo 40 anni. Passati. Passati da 3 mesi, che c'entra sto fatto? Ma poi non è questo il problema un altro, è che c'è gente che alla nostra età ha fatto la storia dell'umanità, Van Gogh, Tutankhamen, Alessandro... Il Grosso. Magno, quale Grosso? Magno, Alessandro Magno, il Magno, Grosso. Magno. Noi invece chi cazzo do? Freddi, Gugu, Paroganino Municipale, pare. Madonna, Totò, ma insomma che cosa vorresti fare? Niente, basterebbe, capito, un poco di eleganza in più nelle cose che facciamo, un poco di spessore, non voglio dire nobiltà, ma insomma, capito, basterebbe un poco di dignità, ecco, basterebbe un poco di dignità. Eccomi! Grande! Buon appetito a tutti, popolo di Bianchi! Che palle, Totò, dai, dovresti essere felice, abbiamo finito la stagione. Domani andiamo a Barageti, il lodge più bello dell'Africa. Oh, lì ci sono le modelle, le attrici, mica le ragazze che ci sono qui. Quello è il regno della Brigna. Non era meglio che una sera se ne va al ristorante, al cinema, guarda la televisione, Madonna, la televisione. È 6 mesi che non vedo un telegiornale. Anch'io sono 6 mesi che non vedo un telegiornale. No, ho 40 anni che non guardo telegiornale, è diverso. Chi li mangiaro, chi li berremo, chi li da amici e senza un perché. Ciao, ciao, ciao! Sei scemo. Oh, allora cosa hai deciso? Vieni anche tu? Guarda che quella c'ha un'amica con due poponi, Dodò. Due poponi. Che cosa c'è di meglio di due poponi, Dodò? Cosa c'è di meglio di due poponi? Stai ferma che in mano no! Un bel culo. Un culo, popone, popone, culo, culo, popone. Mamma mia. Chi li mangiaro, chi li berremo, chi li d'amici senza un perché. Ma che stai facendo? Lo sai che le canne mi fa venire fame. Mangia quella cosa là, la cioccolata, che le fa malissimo quella cosa. L'enterocolite ti fa venire questa cosa qua. Sei pazzo. Questa pure mal di testa fa venire, è tremendo. Non parlammo poi la gastrite. Hai detto che fa venire la gastrite? A me non porti già tengo la gastrite. Oh, ma ti mangi la Nutella, no, dai? No, voglio fa venire l'ulcera, ma Totò, dai! Maronna. Maronna che c'è di stomaco.
Dodò. Ah. Buone notizie. Sei scassato l'aereo? No, no, l'aereo è tutto ok. Abbiamo un ospite. Come sarebbe un ospite? Quello che ci noleggia l'aereo. Ah. Ha trovato una che deve andare a Baragetti. Gli diamo un passaggio noi, ci dà 900.000 lire. E tu gli hai detto di sì? Scusa, certo che gli hai detto di sì, Tu gli hai detto di sì senza sapere chi è questa? Scusa, gli diamo un passaggio, 3 ore di volo, 900.000 lire. Poi dico, se una che va a Baragetti, farà un gran bel pezzo di figliolo a Poponi, Baragetti, dai. Come caschi, caschi sempre bene. Stia calma, glielo dice a tua sorella, hai capito? E a tua nonna anche. Stia calma, stia calma, non lo capire. Te che i piloti che non stai neanche in piedi, tu devi star calma. Ma vai, malora, vado, prego, muoviti, andale, sparissime. Fammi fuori degli occhi, non neanche veda. Sì, adesso vuole portarmi tutto sola, no? Sparissime. Ma caschi, caschi bene, Mamma mia, sti burri cacao, perché sento qualcosa da dire. Sì, va. Quella che modella è? Modella la trombone di San Marco. Sta coglione. Beh, siete voi che mi dovete portare a Baragetti? Sì, però il signor Cotto... Queste sono le valigie. Cosa dobbiamo aspettare? Cosa dobbiamo aspettare? Guardi, non ci siamo capiti, io non la conosco proprio, per cui... Vicentini Soraya, tanto piacere, tanto piacere. Siamo a posto? Andiamo, lei. Ale, muoversi veloci. Sapere come hai fatto a pigliare il brevetto di volo? Perché non hai visto che razza di istruttrice c'era? Mannaggia, papà! Certo, la Loira è tutta un'altra cosa. Ma chi lo fa? No, ti prego, con quei capelli. Come dice mia mamma, una burina rifatta. Ma quale orfei? Sto parlando dei castelli della Loira. Ma che Loira? Mia mamma è di Castel Gandolfo. Hai presente il laghetto? A proposito di lago, ne avete per caso visto uno nei paraggi? Lago? No, perché? No, siccome il nostro aeroporto dovrebbe essere vicino a un lago. Ah, tu dici serve il lago per trovare l'aeroporto? Non abbiamo una carta. Che cosa dice sta carta? La carta dice che appunto ci dovrebbe essere un lago, comunque una zona almeno ricca di vegetazione. No, niente. Meno che non ci siamo persi. Ci siamo persi. No, non fate tanto gli spiritosi che non ci casco, non ci casco. Io fa piacere, qua ci caschiamo tutte e tre. No, vabbè, calma, non esageriamo, per una piccola deviazione di 10, al massimo 20 minuti. Cioè, tu vuoi dire che è mezz'ora che stiamo volando fuori rotta? No, vabbè, mezz'ora, al massimo un'ora, comunque calma, adesso mi sintonizzo sulla frequenza di emergenza e si risolve tutto. Giusto, we have a problem. No, non fare il cretino! Ma questo non fa il cretino! Questo è il cretino, è il cretino! Sì, ti fa piacere! Non si sente la radio, che fa questo cretino! Dicevo! Hello! We are looking for Baragetti Airport! C'è poco carburante. Little benzin! Ma perché stiamo con little benzin? Ma su cosa? Help! Do you speak Italian? Don't you speak Italian? We have fears! Because the deficit is not damage! To let the mountain! We look for the lake, but I look! But lake I don't look, but I look! What are you facing? Che stai facendo? Sto provando un atterraggio di emergenza! Sto provando, falla! Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Sto deficiente qua, un pilota. Non sai neanche cos'è una closca. Ma basta, porca di una puttana! Ehi! Oh! Ci doveva essere un lago qua, colpa mia se fanno le cartine sbagliate. Ce la faccio.
morta! Devo morire! Devo morire! Ci stanno animali per tutte parti, cara. E se accendi il fuoco ti vedono perché sta il fuoco, e se spegni il fuoco ti sentono dall'odore. Vaffanculo a questo posto di merda, a te che mi hai portato fino a qua. Io? Ehi, ma che cosa dici? Potevi dire di no e non venire. Io infatti volevo andare a Ischia, capì? Invece tu vai a insistere, Ma perché basta che uno insiste e tu vai da qualsiasi parte. Si vede che sono troppo buono, capì? No, si vede che sei troppo stronzo. Sai che ti dici, hai ragione, sono veramente stronzo, perché se non ero stronzo non stavo in questo posto di merda senza un goccio d'acqua per centinaia di chilometri, niente da mangiare. E forse ci muoio pure da stronzo, perché il primo leone di merda che passa ci mangia, capì? Basta! Zitti! Pensate di farmi paura, cercate di farmi paura, se cercate di farmi paura vi sbagliate, va bene? Perché io... Che mi dà paura che ne faccia così tanta. Dai, fai calma, calma. Dai, non facciamoci la testa prima che il bue sia nel mercato. Così. Per rilassare. No, stai tranquilla, dai, fra un po' spunta il sole. E si arriva i leoni. Ma no, dai. No, figurati se il leone ci mangia proprio a noi. Ma c'è... Stiamo pure vestiti, gli rimangono tutte le cose tra i denti. Ma poi manco ci stanno i leoni qua. Sicuro che non ci stanno? Non so, ci sono Piero Angelo, ho detto che stai tranquilla qui, no? Tranquilla, non è Dodò. Il caso di preoccuparsi. Dodò! Che tengo, eh? Dodò! Che tengo, che stai? Dodò! Oleone, eh? Sta Oleone, sta Oleone. Figliali, devo farvi tutti i miei complimenti per come siete riusciti a parcheggiare il vostro aereo a Potanga. Cosa fa lo spiritoso? No, guardi, con tutto il rispetto, stia zitto, per favore, non voglio neanche sentire parlare. Tutta colpa di questi due deficienti qua, tutta la notte sveglia, non ho chiuso occhio. Ma che respiro? Io guardi, ho una tensione addosso, guardi le mani. Padre, guardi come mi tremano. Io dico che non chiuderò occhio per tre giorni, Babbo! Tre giorni. Sentite, padre Nicola. Sono Nicola, io sono Luca, padre Luca. Scusate, padre Luca, per i nomi io non so tanto portata. E quando arriviamo in questo posto, come si chiama? Di Sololo. Sololo, villaggio di Sololo. Siamo mai stati? Mai stati, noi non siamo stati mai. E quando arriviamo? Boh, non so, i 7 ore, circa. Ci avete girato l'angolo, diciamo, un attimo, questi nei secondi. Il trombone di San Marco non chiude occhio, una tensione nervosa, quello sarà là solo, se deve essere là solo. Figlioli, ma perché non provate a riposarvi un po' anche voi? Ci sono ancora molte ore di viaggio prima di arrivare. Non sbagli, non
Non sbagli, non sbagli. Ma padre Luca, non è che siano solo mangiati questi qua? No, no, eccola, è ancora cruda. Sarà maledetti, fottutissimi banditi, si sono rubati tutto un'altra volta. Se ne approfittano quando non ci sono io, ma se mi capitano sotto... Oh, bravi, che vi siete svegliati, così mi aiutate a scaricare la gita. Padre, scusate, ma quando è che arriviamo al villaggio di Sololo? Ma figlioli, questo è il villaggio di Sololo. Questo? Ma cosa è sto posto? Che ci fai qua? Ti ho detto che non puoi andare. Capo, capo, su. Suor Vincenza, fa un po' vedere gli alloggi ai ragazzi. Giù le mani, ho detto. E tu stai ferma lì. Ti ho detto di non muoverti. Voi siete quelli che si sono persi. No, veramente, dovevamo andare in vacanza. E siete capitati qui? Siamo capitati qui. Beh, andiamo bene, ci mancavano i turisti. Su, 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 veloce, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Stai. Questi sono i vostri dolci. Ma, guarda, che vi prendo. Su, su, accomodatevi. Ecco. Bello, Questa è la matrimoniale per la signora e suo marito. No, guardi che lui non è mio marito. Vabbè, lui allora, su. Sorella, ma manco la conosco io questa. No, guarda, io dormo col mio amico, problema di solito. No, noi dormiamo insieme, siamo abituati. Questo invece è il bagno. Il bagno mi sembra eccessivo, diciamo. Certo, è in comune con gli altri alloggi. È un problema? Fossero questi i problemi, suora. Scusate, io adesso ho da fare. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma manca l'acqua! Non ve l'avevo detto? I banditi hanno rubato il motore dell'autocar. Succede. Succede. Suora, si hanno scordato solamente il specchietto della trattorca. Non l'ho fino a parte, questi. Dove sta? Proviamoli in fretta perché io qui non ci voglio rimanere neanche un minuto, chiaro? Ma guarda il capatosto che te ne sta nemmeno. Quella suora gli ha detto di non muoversi. Guarda là come sta appizzando. Ma che ti frega della bambina, dai. Proviamo sto prete. Auk. Ehi, va. Ah. Non te ne puoi andare un minuto che ti partono via tutto. Sono di banditi. Padre Duca. Cosa c'è, figlioli? Ti scusi se la disturbiamo, ma noi avremmo pensato di andarci. Vabbè, io vi capisco, Ma con che mezzo conteresti di andarvene? Boh, non so, se prendessimo un autobus, per esempio, quanti ci metteremmo ad arrivare a Nairobi? Un autobus? Con un autobus fino a Nairobi? 5 giorni. 5 giorni? Cazzo, è lunga, eh? Ma non è di, non è lunga, è proprio un viaggio. E invece se prendessimo il treno? Beh, il treno ve lo cavereste con molto meno. Arrivereste in un paio di giorni. Ma meglio, Meglio, meglio sì. È umano proprio. E dov'è la stazione? C'è una stazione qua, è a Nairobi la stazione. Padre, avete detto con l'autobus 5 giorni, con treno 2 giorni. Forse non mi sono spiegato. Io ho detto che ci metterebbero se ci fossero. Non ci sono. E allora noi come catteri ce ne andiamo? Ma potrei accompagnarvi io con la jeep, tanto devo tornare a Nairobi. Oh, hai tutto torna, bravo, Quando partiamo? 12 giorni! Ma come sarebbe 12 giorni? Sarebbe proprio 12, non 11, ma anche 23, proprio 12. Io non ci sto qua 12 giorni e neanche 12 ore, chiaro? Oh, vabbè, adesso andiamo a mangiare. Ma dopo ne riparliamo, chiaro? Come fate ad aver fame in un momento come questo? Ah, la fame c'è fame, guarda, qua non mangiamo da ieri, sai? Oh, venga, Ehi, è nella. L'hanno fatto entrare ancora, Ehi, io dodò. Ehi, mettiamo una cosa che forse ti piace, guarda.
gomma da masticare, fenomenale, gusto banana. Tenete quella banana, no? O tenete solamente gusto lombrico? Qui? Non piace? Vabbè, facciamo una cosa. Io l'appoggio qua. Quando la vuoi, te la prendi. Ok? Arrivederci. Stia bene, arrivederci. Cosa diavolo ne potevo sapere io che ci avevano rubato anche l'autoclave? Cosa ne potevo sapere? Ma se è la terza volta che ci rubano in 2 anni, cosa ne potevo sapere? Se avessimo costruito la baracca come dicevo io invece di lasciarla così... Dai, questa baracca è proprio una fissazione la tua, Vincenzo, eh? Voglio vedere adesso chi è giusto al posto, eh? E bisogna anche controllare il generatore, perché ieri sera faceva strani versi. Ho capito, me l'hai già detto 20 volte. La donna è mobile. Grazie, Buto, grazie. Sento. Sì. Certo. Lascia pure, sì. Grazie. La donna è mobile. Sì, adesso, scusa. Adesso ringraziamo tutti il signore che in Buto ci ha preparato il suo stufato oggi. Tutti quanti. Buon appetito. Mi senti in Soraya, molto piacere. Piacere mio, Lucio Bini. Veramente? Sì. Buon appetito a tutti. Ancora. Quella è Suor Clementina, è qui da tanto tempo. Bravi ragazzi, ben arrivati. Siete amici di Duccio, eh? Chi li conosce? Bravi. Buon appetito! Salutala finché ti riconosce. Questa non arriva al panettone, sai. No, cameriera, scusi, senta, mi potrebbe cambiare il bicchiere? Sporco. Ah, mi scusi tanto, provvediamo subito. Grazie. No, perché dico, d'accordo alla frugalità, ma l'igiene. Ma guarda che la servi tu oggi. Poi con quello che li paghiamo. Veramente qui lavoriamo tutti gratis. Ma veramente? Ma neanche i contributi? Neanche una lira. Qua siamo tutti volontari. Piacere, sono la dottoressa Waruna, responsabile dell'ospedale della missione. Questo è il suo bicchiere. E qua non usiamo camerieri. Però vedi, questo è pulito. Senti un po', ma tu che cosa ci fai qua? Io studio medicina, sono qui a fare il servizio civile. Cioè, vuoi dire che non conosci un colonnello, un generale, un prete? Mi vai di articolo 28, semi-infermità mentale. Ti prendi 870.000 lire al mese? No, forse non mi sono spiegato. Sono obiettore di coscienza. L'ho proprio chiesto io di essere mandato qui. Volontario? Sì. Qui. Padre Luca, dobbiamo tenerci pronti, perché a Wallen ci sono stati molti casi di tubercolosi e, come sappiamo, questo vuol dire molti arrivi in questi giorni. Beh, sempre meglio dell'anno scorso. Perché che è successo l'anno scorso? C'è stata una brutta epidemia. Allora arrivano qui? Mica tutti, solo quelli malati. Non sarebbero solo quelli malati, aspetta un momento. Dodò, stasera ce ne andiamo. Voglio un piano. Guido io.
traffica, la guida a destra è deficiente. Meglio tu sai guidare l'aeroplano. Dai, 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 muoviti. E non trovo il buco, muoviti. Lì c'è il buco, dai, Totò. Dai, piano, piano, piano. E come faccio a stare zitto? Che la macchina fa burdelle, che c'entri io? Spingi, spingi sull'acceleratore. Sto spingendo sull'acceleratore, che ha già fatto? Sto spingendo Totò sull'acceleratore. La macchina inglese, l'acceleratore è a sinistra. Ma si credi, l'acceleratore sta sempre alla stessa parte, a sinistra, la macchina inglese. Tira, tira. Va, va, va. Dai, prova. L'aria. L'aria. Figlioli, se non tirate l'aria, la Jeep non parte. Ah, è l'aria, capì? Bisognava tirare l'aria per fare partire la Jeep. Perciò non... No, ma è meglio che ce l'andiamo a dormire, perché avevo pensato di andare a fare una passeggiata per vedere un po' i dintorni qua. Però poi ci siamo accorti che era notte, abbiamo detto che andiamo a fare, non si vede niente, no? Domani col sole ci vediamo un po' di panorama. Stanno pure le zebre, no? Le giraffe, struzzi, cose che stanno africane, diciamo. Le chiavi della vettura che se dovesse servire prima che noi ci alziamo. Buonanotte a voi, eh? Ma che vergogna. Ma vergognatevi. Vergognatevi. Andare via così di nascosto. Come dei topi proprio. Dei ladri. Schifo. Senza neanche chiamarmi. Bastardi! Ma che buono a me. Mi sono scordato l'aria, ma boh, che già fa? Poi quella l'aria si tira quando fa freddo. Senti freddo tu? Cretino, io che ti ho fatto guidare, eh? No, 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 cretino io che darete a te, tengo un piano. Quello non è un piano, è un furto. Vabbè, buonanotte. Madonna. Stai dalla tua parte. E torna dalla tua parte. Di tenga gastrita. Uff. Vedi, tengo un attacco a gastrita. Ma la fa mucca. Guarda in che condizioni era. Speriamo che non sia troppo tardi, poverino. Dammi un altro tampone. Ho già perso molto sangue. Scusate, eh? Ci vorrebbe un altro tampone. Mica qualche cosa per il mal di stomaco, tenga la gastrite, una cosa... Prendiamone di quale fiala, presto! È che io però sono abituato al Malox. Se vuoi spiegare con quale fiala? Guarda. Il sangue? Dammi un altro tampone. Hai capito che faccia tosta, eh? Toppila. Quella pensa che siccome miliardaria può chiedere, pretendere. Ah, sai che ci importa a noi se suo padre è pieno di soldi. Qui non c'è una lira e lei si deve adeguare, come tutti. Sorella, caffè. Caffè, se lo faccio preparare dalla miliardaria lì. Ma con chi c'è la sorella? Con l'amica vostra, la miliardaria. Ma chi? Soraya Visentini, ma figuriamoci, quella no. Visentini, salumi sopraffini. Guarda che c'è. Com'è? Non siete ancora scappati? No, anzi, siccome stavo preparando del caffè, sai, io ho imparato dai Tuareg. Mi chiedevo se volevi berlo a mo' di calumetto della pace.
Sai dove te lo devi mettere il calume della pace? Beh, me lo immagino. Che ne diresti allora di una taglia al deserto? Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come... Allora, non hai capito. Dentro c'è Suor Belfagor, quella se t'acchiappa ti fa nera. Vieni qua. Ma sei matta? Ma dove erano poco? Ma cosa fai, pazzo? Ma come le viene in mente di prendere in braccio la bambina? Ma ti ho preso in braccio la bambina, non è che ho fatto chissà che è peccato. Povera bambina. Povera bambina perché l'ho presa in braccio, ma dove erano poco? Sua madre è morta. Uccisi quando? Adesso, lì dentro. E grazie a lei sotto gli occhi di sua figlia. Ma mi dispiace, non lo sapevo che... Cioè... Non so se lei ha visto, però non è colpa mia, non c'entra niente. Quella la Monica si è incazzata con me, ma io che già fa? Che ne so di queste cose, delle usanze locali. Ieri sono arrivata, non è che so africana, diciamo, no? Per cui magari lei è abituata, viene tutti gli anni e certe cose le sa. Certo. È bravo, bravo, sono d'accordo perfettamente con lei. Se uno non sa dove mettere le mani, se le deve mettere in tasca. Che va a sollevare i bambini se non conosce poi le situazioni, le cose che succedono. Ho capito perfettamente. Lei non l'avrebbe sollevata la bambina. Ma allora se non si vuole che si solleva il bambino, si scrive un cartello, vietato sollevare i bambini. Ecco, se lei viene da noi sa che è vietato parlare al conducente, no? Padre Luca mi sta chiamando che la parte. Meglio che stia tranquillo. Non si alzi, stia comodo che io vado... Tatu, ne, tam, sita. Cosa c'è, figliolo? Avete mica visto una creatura piccolina, nera, sporca, fedente, nera, piccola? Una sola? Come vedi, Dodò, questa è la nostra scuola. Qui sono tutti piccoli, neri e sporchi. Non hai che l'imbarazzo della scelta. No, quella che cerco io non c'è. Divertitevi, eh? No. Avete mica visto Ambria? E chi è Ambria? È una piccolina, quella che sta sempre avvilita, una bambina. No. Vabbè, vado a vedere se l'ha vista il trombone di San Marco, no? Dodò, finiamola questa storia del trombone di San Marco, eh? Ma tu veramente vai? Oh, Dodò, ma cosa fai qui? Perché non sei a mangiare come tutti gli altri? Domani la padre Luca. Tengo un attacco ai gastrite. Tengo uno stomaco grosso come una prugna secca. Oh, ho capito. È per via della bambina. Ma non ti preoccupare, non è mica colpa tua. Lo so che non è colpa mia. Intanto qua però nessuno la va a cercare. Ma qui i bambini vanno e vengono. E se la bambina non aveva più voglia di stare con noi, non potevamo mica tenerla legata. Chissà dov'è a quest'ora. Poi qui, mio caro, i problemi sono altri. C'è un sacco di cose da fare, eh. Io devo fare vaccinazioni, controlli, di tutto. È tutto il giorno. Il lavoro non finisce mai. A te sembra una cosa facile, ma è mica così. Nenna, nenda! Dodò, vuoi venire a cercarla, sì o no? Aspettate. Suora! Suora! Che c'è? Fatemi piacere, quando vedete Freddy, diteglielo voi che io torno stasera, insomma, più tardi. E certo, gli lascio un messaggio nella hall.
Sambo! Sambo! Sono lì, capovillaggio. Ah, molto lieto, sono un collega, Dodò, molto collega, capovillaggio. Grazie, no, grazie. Come no? Devi mangiarlo, se no si offendono. Questi qui guardano. Grazie. Molto gentile. Vai, mangia bene, morbide. Mastica bene? È squisito, veramente buono, veramente. Padre Luca, che facciamo? Vogliamo vaccinare tutta l'Africa? A proposito, prendimi quello lì con la maglietta, portalo qua che devo fare l'iniezione. Questo piccoletto qua sotto? Vieni qua tu. Vieni qua, eccolo. Oh, oh, oh. Tu selvaggio, delinquente, assassino. Luca, sì. Che significa muzungo? Muzungo, significa uomo bianco, muzungo. Perché lo dicono solo a me, non lo dicono pure a voi che siete bianco? Io sono 27 anni che sono in Africa, ormai sono nero anch'io, figurati. Piuttosto tu, va un po' a recuperare il cannibale, eh? L'assassino? Sì. Alla miseria. Padre Lu, non sarà il caso di dargli da mangiare, questo forse tiene fame, perciò mozzica. Rompi coglioni! Tocca! Mimi la tocca, qua giri in attacca! Zio, qua giri un veniapia! Tocca! Non mi fa impressione, per favore! Sono stato negro pure io, per piacere! Tocca! Faima! Un doca hapa anna marapiki wako, nendemi un giane vita ienu magari vine! Ni uevra di quei già qua missioni na ume ciucuare Dio! Ni vitu ambayo tunaitachi! Kuja hapa, kuja hapa! Ni amasa! Stacco, si chiama Neno Yaku. Ma se anch'io combatto la lotta per i tuoi, non hai ancora capito, coglione! Vaffanculo, va bene? Oh! Tante cose a fare, eh? Come? E secondo loro, io dovevo lasciargli la jeep. Figurati, questi cretini. Hai visto che cercavano di mettermi paura? A me, che ho conosciuto i padri dei loro padri. Quello grosso che stilava più di tutti? Sai quante volte è venuto da noi conciato da far schifo? 3 volte. E per 3 volte gli abbiamo salvato la vita. E questa è la sua riconoscenza. Neccia quella grandissima zoccola, padre Lu. Ma quelli ci potevano ammazzare. Non dire parolacce, ricordati che io sono un prete. Meno male, così mi dava dell'estrema unzione. Dodò, aggiungiamo solo un po' d'acqua, dai. Ma dove la piglia? E la pigli in quella tanica gialla che c'è là. L'hai trovata? Ne mettiamo solo un po' e siamo a posto. Padre Luca. Cosa c'è? È possibile che la mamma di Amra è morta per una fesseria di quella maniera? E come no? Non si muore per un'infezione al piede, padre Luca. In Italia, ma qui siamo in Africa, mio caro. Ci perde che in Italia si muore pure per uno dite. Comunque, non facciamo polemica, avanti. Ma sai cosa ha fatto quella? È venuta da noi 40 giorni basta dopo l'inizio dell'infezione. Che pretendavate che colpita in quella maniera si metteva a correre? Ma cosa c'entra il correre? Il fatto è che lei è venuta da noi dopo essere stata dallo stregone. Stanno ancora con lo stregone questi. Ma non ne stiamo nel 2000, questi stanno ancora con lo stregone. Quando tu hai il raffreddore cosa fai? Prendi l'aspirina oppure vai dall'agopunturista? Prendi l'aspirina. E loro vanno dallo stregone. Chiudi un po'. Voi volete mettere la medicina europea, padre, quella l'aspirina funziona. Ma chi ti dice che non funziona meglio l'agopuntura? Che l'agopuntura? L'agopuntura è cosa dei cinesi. L'aspirina è una cosa degli europei. Anzi, peccato che non ne ho una, non sto benissimo. Chissà che fine ha fatto, padre Lu. Non è possibile che ha fatto tutta sta strada. Questi sono abituati a camminare. Pensa che per procurarsi un secchio d'acqua sono capaci di fare 20 km in un giorno. Ma questa è bambina. E questo è proprio il lavoro dei bambini.
Farò. Là, quella piccolina là, guardate, è lei. Stiamo andando, c'è la savana, stanno i leoni, ci mangiano, andiamo, stiamocene, stai tranquilla. Lo so, è stata una giornata bruttissima, però stiamo tranquilli. È inutile che ci avviamo per chissà dove, ok? Ecco, oh, beh, fermi, tranquilla. E cosa possiamo fare per trovare un accordo, eh? Aspetta, aspetta, tengo una cosa. Tenga una cosa, la tengo, la tengo, la gomma, brava. Non gradisce? La gomma è che già fa, però. Che parte doveva stare, non è che svanisce nel nulla. Pronti? Ale! Dai, dai, dai! Torniamo a casa. Vediamoci, Dodò, che qui comincia a far fresco, eh? Ma voi veramente fate? Fa fredda. Tenete sempre quella capa a scherzare voi, eh? Marulu, che facciamo? Accendiamo il riscaldamento, eh? Fa fresca, eh? Sono meno di 52 gradi all'ombra. Allora, piano piano, che stiamo facendo? Il rally dei poveri, eh? È messo troppo. Allora, piano. Volete che guido io? Siete stanco? No, 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 la macchinetta è mia. Tu hai il tuo trenino, quello che ti ha regalato tuo papà. Dove l'hai messo il tuo trenino, eh? Il trenino, padre Luca, che state dicendo? Allora, siete uscito qua sotto una botta. Tu non mi hai mai fatto giocare col tuo trenino, io so perché! Perché sei un egoista! Sei un egoista! Che cazzo stai dicendo, padre Lu? Sei un egoista! La macchinina! Giornata di merda. Ascolta, ascolta, mi fai quella cosa della mano. No, dai. Perché sei tu, eh? Ehi, 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 ma che bella manina. Ecco, vedi, loro la leggevano proprio in un modo particolare. Ad esempio, questo è a livello di amore. Lascia stare, avanti. Beh, si vede che è con un uomo. Avanti. Poi qui, ecco, a livello di tuo comportamento interno, perché tu si vede che sei una timida ma aggressiva, cioè dai la zampata. Che è tipico del cancro. Lo scorpione. Scorpione, cancro, che sono segni d'acqua e di fuoco. E poi, ecco, qui un trauma. Vedi, qui a livello di trauma si vede che... Ma dove? È qua, vedi, hai avuto un incidente, qualcosa da bambina. E a livello di chirurgico si vede proprio che... Magari adesso non te lo ricordi, da piccolina... Le tonsille? Vabbè, bisogna dirlo, perché... Cioè, vedi, la mano è come una lastra fotografica, vedi? Vedi sto segnino qua? Questo qui, vedi? Sembra una tonsillina che...
E guarda, guarda la sessualità, eh? A livello di sessualità gira, perché tu sei dolce ma porca. Cioè, c'è quel... Oh, Dodò mi ha raccontato, Freddy, di quella, mamma mia, quella volta del naufragio a Giava. Ma incredibile! Ma che vita la vostra! Un romanzo proprio. Ma quale naufragio? Giava, no? Ah, quando a Giava siamo naufragati, che invece che la sirena abbiamo suonato il trombone. Quello dici, mi ricorda. Il trombone. Dormi, buonanotte. Perché lui è fatto così, no, capisci? Poi la tua sessualità, se tu mi dai la lingua, io te la leggo, l'appoggio sulla mia e vedi che lettura. Pugia, sì, mamma, cugia piano, sempre tu, dai, cugia. Vabbè, non è possibile, però, eh. Ehi, è inutile che io ti metta a dormire dentro se poi tu te ne scappi durante la notte. Ah, eh? Allora parlammo e non giocavi, eh? Ehi. D'altra parte, come ce la vinna? Sempre di testa sua. Hm? E come pesa questa testa? Io la Riva Rossi. Sì, Riva Rossi, Riva Rossi. Come va oggi? Meglio, eh? La condizione è stabile. Anche se la triponosomia si non è uno scherzo. Beh, certo, sta triponosomia è un problema serio, eh? Triponosomiasi africana. Guarda, La malattia del sonno. Guarda, tu, non vi preoccupate, io la tengo da quando sono nato. Come l'ha pigliata? Dalla mosca zezze. Niente meno. Pensavo che la mosca zezze stesse soltanto le barzellette. Guarda che qua non c'è proprio niente da ridere. Ma perché, è una cosa grave? E non lo vedi? 41 di febbre, delira. Ma che delira lo so, perché tutto ieri mi ha parlato del trenino. E quanto dura sta cosa? Sei per il passaggio a Nairobi, te lo dico subito. Mi dispiace per te e i tuoi amici, ma è meglio che non facciate affidamento su di lui. Prima che si riprenda ce ne vorrà. No, non è per il passaggio a Nairobi. Io le chiedevo soltanto per sapere come stava, non è che era una cosa... Che fa quella faccia, sa? Anche noi ci teniamo che voi ve ne torniate presto a casa. Anzi, vorrà dire che vi darà un passaggio il vescovo. Perché arriva un vescovo? Sì, viene a controllare cosa combiniamo. Vieni in aereo, così il passaggio a Nairobi ve lo dà lui. Perfetto, quando arriva sto vescovo? Trenta giorni. Ma come sarebbe 30 giorni? Sarebbe 30 giorni, un mese, però. No, 29, manca 31, 30. Ma questo è un incubo, è un incubo. No, io non posso. No, io lo sapevo. Io non dovevo venire in Africa. A Ischia dovevo andare. Non bella, a Ischia ci dovevo andare io, tu dovevi andare sulla Loira. E ci manca solamente questa, Ischia. Dai, sorry, sorry, dai, non fare così, sorry. Madonna, che tristezza, Lucio! Mamma mia, sorry. Pure questo te ne numero canamo, so, anzi questo è di gatto, sorry, diminutivi soriano. Che palle, Totò. Ma non esiste, ma un mese, ma stiamo scherzando. No, per amor di Dio, guarda, tutti aia carini, simpatici, però non è mica... Cosa mi metto? Non è neanche un ricambio io. Oh, cosa? Ma aiuta, da che sa fa male? Io vorrei sapere perché questa bimba deve dormire qui con noi. Gesù, logico, no? Perché ancora non hanno aperto le iscrizioni al collegio svizzero. Dodò, lo sai che non sopporti i bambini. Poi questa, dai, puzza che è una roba. Ma sei cretina, ti fumi le canne con la bambina dentro la camera. Freddy! Cosa state facendo? Ma cos'è sta roba qua? Ora siete matti? Vogliamo beccarci una denuncia? Qua si va in galera per questo. Ma non ho capito cosa fate le canne davanti a una bambina. Erano deficienti proprio. Sei marocchino? Non lo so. Libanese. Libanese. Cos'è mai? No. L'importazione.
Amore tesoro, cosa ti hanno fatto? Cioccolatino, sei un cioccolatino tu, amore, ti adoro, adoro. Sorry, anch'io adoro i bambini, ma non hai idea di quanto. Guarda, stavo preparandole la cuccetta per farle fare la nanna, una mia idea. È ancora tutto sudato, vedi? Che fatica è fatica, eh. Buonanotte. Buonanotte, sorry. Andiamo, va, Nennella. Ti metto nella cuccetta che t'ha preparato lo zio Freddy. Che c'è stato stanotte? Un flusso migratorio. Giornata. Ehi, Dodò. Niente, amore, nulla di grave. Amore, maronna, ma che malangonia, che avvilimento, mamma mia, amore. Il trombatore e il trombone, se vi sposate che fate? Una famiglia di trombette. Dodò, perché non ti fai i cazzi poi, eh? Amore. Oh, amore, stavo parlando di te, amore. Veramente? Questo. Stiamo aspettando Isida? Sono 5 giorni che provo a mettermi in contatto con voi. La radio non dà segno di vita. Se non sono portati via i guerriglieri. No, banditi, sono dei banditi. Sì, sì, no, ma normale, sono i soliti guerriglieri delle 7:20. Ah, ma voi siete quelli scomparsi con l'aereo? Sì. Stanno cercando dappertutto, ma con voi non c'era anche la figlia di un miliardario? Ma chi? Soraya Visentini. Visentini, salumi, sopraffini. Guarda la combinazione. Guarda la combinazione, guarda. Fatti i cazzi tuoi, stupido, fatti i cazzi tuoi, deficiente. Ehi, sta arrivando. Non vi preoccupate, appena torno, avverto che siete sani e salvi. Vi verranno subito a prendere. Vai, che ce ne andiamo. Certo, che con tempo che ci metto a tornare, quasi quasi va prima l'aereo del vescovo. Ma come il vescovo? Quello arriva tra un mese. Era proprio venuto a dirvi questo. Il vescovo arriva venerdì. Venerdì? Ma mancano solo 4 giorni. Se il vescovo lo trova in queste condizioni, di sicuro lo farà rimpatriare. E considerate la sua età, non gli permetteranno di tornare più. Potremmo cercare di nasconderlo. Ma il vescovo dovrà parlare con lui, che lui è responsabile della missione. Mi sbaglio? O il vescovo non ha mai visto padre Luca prima? No, non si può, non si può. Io sono Giuseppe Maria, menzogna, falsità e bugia, non si può, non si può. E poi comunque non c'è nessuno che potrebbe fare padre Luca. Se eliminiamo le donne, gli uomini di colore, rimani solo tu. E tu sei troppo giovane. E allora chi potrebbe fare padre Luca? Sembra un prete in questa maniera. Guarda qua. A voi che l'abito non fa il monaco, ma questo non fa nemmeno il minatore, una chiave, che è tutto scolorito, una monnezza. Fa pure difetto, guarda, guarda che panza che mi fa. Non l'ho mai avuto la pancia. D'accordo. Pretta a porterra, eh? Che ve ne pare?
Padre Lu, sono quelle che insistono. Che dice solo tu puoi fare il prete, padre Lu, ma non è possibile. Quando arriva il vescovo, che gli dica? Piacere, dun dun dun, prete? No, campanara. Quello mi farà delle domande, no? Mi chiederà qualche cosa. Io che cosa gli rispondo? Mi occupo di anime, faccio l'animatore. Dice, il suo amico ha fatto il seminario. Sta inseminando la continuazione il trombone di San Marco, là. Padre Lu, sono loro che insistono. Dice, ti aiutiamo noi a fare il prete. Ma non è possibile. Non è possibile. Non sapeva fare manca la comunione. Padre Lu, mi si azzeccava sempre l'ostia sotto al palato. Ci metteva 20 minuti ogni volta. Sono stato l'unico in Italia, l'unico a essere rimandato a settembre in religione. Se il vescovo mi interrogasse, che so, in geografia, no? Sarebbe più facile, no? Padre Luca, la capitale della Birmania. Boh, boh, perché ha già acchiappato a Birmania, sono stato sfortunato, padre. Padre Luca, sono loro che insistono, capi? Dice che se è tornato in Italia poi è morito. Padre Luca, è vero che non è vero? Padre Luca, è vero? Padre Luca, è vero? Guardavo sta collana, ma che bella che sta collana per conchiglie anche. Logico che bisogna avere un collo così, se no, figurati a me se mi sta. Stai attenta, stai attenta. Stai attenta, amore, stai attenta che ti schizzi. Ti schizzi, amore, schizza. Ah, è qui. Oh, e sa anche cucinare. Ma come, non avete lo chef in famiglia? No, che chef, il chef. Questa è una ricetta di mia nonna. Mia nonna Adelina, che cosa. Vedi sta bocca. Eh? Come va? È buono? Ti dopo. Vedo che sei convinto. Ah, perché ti sembra convinto con questa cosa addosso? Dai. Onestamente, non è possibile, dai, non può funzionare, guarda. Anch'io ci credo, però purtroppo non ci sono alternative. Mi dispiace. Bello, l'ottimismo è una bella cosa. Bastava dire grazie, dice grazie e risolvo. Guaruna! Sì! Guaruna! Come sta padre Luca? Male, ma che fai con quella chiave inglese in mano? Quale chiave inglese? Lì. Ah, si chiama così. Che strano nome. Ma cosa ci fai? Ho cercato di riparare il pozzo. Non possiamo mica farci trovare dal vescovo senza acqua. Perché lei sa riparare il pozzo? Ah, no. L'unico in grado di farlo era padre Luca, ma lui adesso è malato. Ho cercato di ripararlo io e non conosco nessun idraulico nella zona. Aspetta, aspetta. Forse un idraulico lo conosco io. Tu sei scemo, sai che cosa me ne frega a me del tuo pozzo? Ma che è il mio pozzo? Il mio pozzo è della missione. Qua se non la giusti chiudono. E sai che perdita. Fammi andare a dormire, dai. Vabbè, non voglio vattene a dormire. Mi fai schifo, mi fai schifo. Dovresti essere orgoglioso di fare una volta nella vita una cosa che può risultare utile, una volta. Io già lo sto facendo, se non ti spiace. Con chi? Con il trombone di San Marco, là? Dodò, Tanto lo so che prima o poi quel cazzo di pozzo va giusto tu. Sì? E chi mi obbliga? Tu? Tu, io. Ma figurati se ti obbligo io. Ma quale sei? Puttana di una puttana di una puttana puttana. Porca di una puttana. Affanculo. Cazzo ci avrà da guardare sto scimpanzé di merda. Fai solo che ti giri, ti tiro una di quelle papine, sto brutto stronzo. A chi hai detto stronzo? Ma perché, scusi, lei mi parla italiano? Senti, no, è quello corto e chiatto, curto e chiatto. Come si dice in africano, curto e chiatto? Non lo so come si dice. Comunque, vabbè, questo è qui, vieni, vieni. Freddy! Freddy, a che stiamo qua? Come stiamo combinati? Meglio che andiamo a vedere gli altri bambini che stanno facendo, che magari là ti diverti di più, che c'è una bella allegria e così pure tu diventi allegra. Bene, famogia. Apple.
Matunda. Elephant. Dofu. Umbrella. Mamuni. X-ray. Ma guarda se mi devo mettere la radiografia per farmi la X. Fox. Sono fatti così, sono extracomunitari. Forse è un problema di metodo. Basta, uè! Bravo! Parli proprio come padre Luca, tu! Eh? Non riesco a insegnargli l'alfabeto. Figuriamoci se riesco a insegnargli il padre nostro. Ce li vedi a recitare il padre nostro davanti al vescovo, eh? Non lo so, eh. Non lo so neanche io. Quindi, lasciamo perdere. Se il vescovo vuole conoscere i bambini della missione, diciamo che sono tutti morti. Un'epidemia, un terremoto, una catastrofe, non lo so. Questo chi ci pensa? Pensaci tu! Non devi fare la parte di padre Luca? Allenati! Bene, adesso basta, facciamo il dettato. Piano, bambini. Bambini, non facciamo confusione. Facciamo un bel temino adesso, il giorno più bello della mia vita. See you.
certo che dormito nella malattia del sonno. Vado per uno. Vado per uno. Vado per uno. Lo so che state malati e che non vi devo disturbare, però lo vedete, sto parlando piano piano appositamente. Domani viene il vescovo, capito? Io non sono preparato, padre Lu. Dovete svegliarvi, fate qualche cosa, padre Lu. Fate bravo, eh? Uno sforzo piccolo. Te ne vai? Padre Lu, vi siete svegliati? Meno male, va. Non sono stato io, avete visto? Io andavo piano piano proprio per... Però sono contento che vi siete svegliati, padre Lu, perché domani arriva il vescovo. Senti un po', tu devi essere furbo, molto furbo. Sì, ma esattamente, che cosa devo fare? Tu non devi lasciarlo andare prima che lui... Lui chi? Il vescovo, imbecille, di chi stiamo parlando? Allora, imbecille, che voi ultimamente siete stati, come si dice, un poco distratto, ecco. E tu non devi lasciarlo andare via prima che lui ci abbia dato tutto quello che ci serve. Sì, lo so, i soldi della sovvenzione, però a parte questo. Quali soldi, sovvenzioni? Ti sei già dimenticato il trenino? Ha trovato con questo trenino, forza. Oh, tu parli così perché ce l'hai già. Ma ne voglio uno anch'io. Sì, va bene, non vi preoccupate, ve lo faccio avere. E che sia un Rivarossi? Rivarossi. Ficcatelo bene in testa. Niente sottomarche. Rivarossi. Fate la nanna adesso, bravo nanna. Rivarossi. Nanna, nanna, coscine di pollo. Rivarossi. Rivarossi, hai scelato con trenino una volta. Fai nervoso. Fa tutto bene. Arriva Rossi, togliamo queste pillole. Shhh, tutto a posto. Tieni. Shhh. Mamma Lox. Mi fa male quasi tutto, ma lo stomaco. Non sai che le stelle qua sono diverse da quelle che stanno in Italia? Ma va? Ah, questa è una notizia, adesso dormo tranquillo. Quello pare una fesseria, invece uno pensa che il cielo è tutto uguale. Giri l'angolo, è completamente diverso. Cioè, secondo te 8.000 chilometri sarebbe girare l'angolo? Non sei cretino, è chiaro che non è una questione di chilometri, è una questione di punti di vista. Il cielo è sempre lo stesso, tu cambi. Quante canne ti sei fatto? Non, tutti non si può parlare, Mamma mia, carne, una riflessione generale sul cielo e sulle stelle. Bella. Sai che mi è passata la gastrite? Sai che a me sta venendo? Mi sono gli insaccati che sono pesanti, i salumi. Sono grassi. No. Ci vuole solamente lo stomaco tuo per andare con una come quella. Dai, Dodò, quanto sei negativo. Poi dico, non è così ridicola. Poi ha un bel fisico, dei bei poponi, ha un... Che malangonia, che tristezza, che brutta avvenimento. Mamma mia, carne. Te almeno una volta ti salvava il senso estetico. Una volta. Il senso estetico. Amico mio, il senso estetico te lo puoi permettere quando hai 20 anni. Dodò, io ne ho 40. Sarà ora che pensi al senso pratico. E poi, Dodò, siamo gli animatori più vecchi del mondo. Questo sì. Quanto pensi che possa durare? Un anno? Due? Tre. E poi? Poi, Dodò, il senso pratico mi sta facendo venire un mal di stomaco. Tengo il Malox, camera. Molto lungo, tu lo piglia e tu guardi pure le stelle. Thank you.
pure sta cosa che si incambia. E che Dio se la mandi buona. Sorella, qua se va bene è marito mio, non è padre eterno, eh? Taci, blasfemo, peccatore. E ricorda, tu puoi anche mentire, ma io no. Quindi non cercare di coinvolgermi, capito? E che Dio ce la mandi buona. Ancora questo padre eterno. Signor Vescovo, buongiorno, ben arrivato. Come sta? Ha fatto buon viaggio? Ottimo. Eminenza, che piacere vederla. È un onore per noi vederla qui. Cara sorella, lei deve essere solo Vincenza. Mi hanno parlato di lei. Lui è padre Angelo. Mi accompagna per la prima volta in visita, è il mio angelo custode. Ma non vedo qui con voi padre Luca. Ucciso, sono io padre Luca. Lei è padre Luca? Certo. Chiedo scusa, ma pensavo fosse molto, ma molto più anziano. Ah, no, perché mi porto bene gli anni, mi porto bene gli anni. Noi qui abbiamo un proverbio in Africa, la savana è tocca sana, e quindi... Ah, savana tocca sana, piccola battuta. Oh, Eminenza, ecco la jeep. Ci porterà subito alla missione, eh? Ah, sono felice di andare alla missione di Sololo, finalmente, così... Voi, padre Luca, potete raccontarmi tutto nel dettaglio, eh? Non vedo l'ora! Musica, ho trovato piuttosto... La musica è la canzone, diciamo, di un villaggio dove stavo prima di questo. Ecco, c'è un rinfresco, se lo vogliamo. Ma piccolo rinfresco. Rinfresco? No, no. Preferisco visitare prima gli infermi. Prima, prima. Che mai? Eccellenza, è già arrivato. Loro sono i coniugi Vicentini, si sono persi con l'aeroplano e noi l'abbiamo salvati. No? Sì, ho letto qualcosa, sì, sì. Ah, anzi, se tornando a Nairobi lei potesse dargli un passaggio, perché se no ci rimane... Ah, certamente, con piacere, certo. Magari. Ma anch'io veramente dovrei andare a Nairobi, se c'è posto approfitto, devo fare delle cose. Ma sicuro, padre Luca, sicuro. Bene. Ma scusate, non erano tre le persone scomparse con l'aereo? Eravate tre, eravate. I tre, uno è morto. No, mi dispiace. Vabbè, se vogliamo andiamo a visitare gli infermi. Ecco, quanti infermi avete qui? Ringraziando Dio, gli infermi non mancano. Bene, 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 con permesso, bene. Come vede, le attrezzature sono ridotte al minimo. Ma facciamo il possibile. Si dice vorrei una gomma per piacere, va bene? Poi non le tengo perché l'ho lasciata in camera. Me l'immagino, ma padre Luca è bravissimo in questo. Non è vero, padre Luca? Padre Luca. Chi è? Eccomi qua. Chi c'è di là? Di là dove? Chi c'è? Di là abbiamo un caso di triponosi miasi africana. Purtroppo è ancora nella fase acuta, ha la febbre alta e delira molto. Devo riportare una prova di conforto. Ma per quale motivo? Quello magari è pericoloso. Mica morderà, no? Andiamo, andiamo. Dico. Oh, era ora. Finalmente vi siete decisi, eh? Perché nessuno vi sentiva? Ma questo è il vescovo. Me l'hai portato il trenino? Il trenino? No, dei numeri proprio. Meglio cusciamo perché se no si eccita. Che l'avevo detto! Che non me lo portava a Rivarossi. No, l'ha portato. Adesso vado a prendere, glielo porto. Niente, Rivarossi, che vergogna.
Oh. La triponosomia se ne brutta. Oh, sente! Ma scusate. Noi intanto potremmo tenere l'altro giro in corsie. Ma chi, noi? È meglio lasciare perdere, forse. Io dico per lei. Qua dentro c'è gente proprio malata, sangue per tutte parti. Guardi là. E quella parte. Tranquillo, fate Luca, non c'è troppo tempo, ma cosa vuole che mi succeda? Guardi, non lo so, perché lei non è abituata, io magari. Come sta? E questo sta malissimo, sta una diavola, però, guarda. Qui c'è un sacco di sangue. E qui, guardi, guardi. Dove? Qui, guardi, qui al piede. Guardi, qui. Padre Luca. Questo per noi sono fesserie, siamo abituati a cose tremende qua. Ma perché non hai idea di come sono i villaggi fuori da qua? Anzi, peccato che deve partire subito, se no glieli facevo vedere. Ma io non te l'ho fatto partire subito. No? No, no, anzi, posso trattenermi tranquillamente fino a questa sera. Così avremo modo di fare un giro per la zona. Che ne dice? Bella idea, eh? Sì, ma le dispiace se vi accompagno? So che padre Luca preferirebbe fare tutto da solo, come al solito, però io devo giusto fare un giro di controllo per delle vaccinazioni. No, nessun problema per me. Lei che ne dice, padre Luca? E certo, la jeep è piccola, eh? Se andavate soltanto voi due, io aspettavo qua. Ecco, segua un attimo qui, ecco. Calma, ecco, bravo, così riprendo fiato, così tra poco andiamo, eh? Bambini cari, senti, andiamo nel villaggio, fermi, da questa parte, statevi fermi. Sono vivaci. Sono vivaci, un poco selvatici, diciamo. Tendo il vestito bianco che stingono questi. Ma tutto io con piacere, chiamate i bambini, signora, io voglio. Voilà, come va? Problemi? No, adesso facciamo quattro chiacchiere col capo. Pubbliche relazioni, diciamo. Sta a posto, Questo è Ngomo, il capo villaggio. Siamo molto amici da anni. Mi ha salvato la vita due o tre volte. Vecchio Ngomo. A conna. Pace e bene. Prima la pace e dopo se viene anche il bene. A conna. Può diventare pericoloso. No, solo se capita il piede sotto la lancia, se no è tranquillo. Gli già faccio fatica a fargli credere che Dio crede in loro, figuriamoci. Poi non voglio neanche confondergli le idee a questa gente. Guarda, si chiede che tu non siamo. Cosa ha detto? Come beh? E lei non parla swahili? No, io parlo, parlo bene swahili, parlo anche alcuni dialetti locali, diciamo, proprio fluently. E allora perché ha detto boh? Perché ho detto boh, perché lui ha chiesto che ore sono, no? Io tengo l'orologio che è scassato, allora ho detto boh, che si dice uguale, in italiano e swahili uguale, no? Boh, in swahili ho un po' più aperta, ma un po'. Oh, beh, allora sia gentile, padre Luca. Traduca che io sono molto felice di essere qua e di conoscere il capo di uomini così coraggiosi come guerrieri e anche così prodi come pastori. Allora? Traduca, se no. Ah, traduco. Ha detto Gardner che va contento e si conosce. Ci stanno chiamando. Varuna, c'è. Ma mi lascia qui da solo con lui? Ci sia gente, non ho dialogo. No, vengo pure lei. Allora vado. Abbiamo da fare. Torniamo subito. Lei non si muova, noi torniamo. Con permesso. Bravi, so che stai facendo un ottimo lavoro. No, questo non si tocca perché questo. Ti hai chiesto quando partiamo? No, ho avuto da fare tutto il giorno uno che mi emozionava le mani, eh? Davvero squisita questa torta. Ti piace, eh? Moltissimo. Ma veramente? Noi così diciamo un plum cake, no? Che ho imbastito un po'. Oddio, se avevo la cannella era tutta un'altra cosa, però sono contenta molto, proprio. Molto buona, sì. E con permesso un attimo. Ti prego. Vi prego tutti, grazie, un attimo d'attenzione. Volevo dirvi che quello che ho visto qui oggi mi ha profondamente colpito. La vostra fatica, il vostro entusiasmo, il vostro coraggio sono impagabili. Ciò che fate giorno dopo giorno ha del miracoloso. E quindi volevo congratularmi con tutti voi. Soprattutto volevo congratularmi con chi è veramente l'anima di Sololo. Mi riferisco naturalmente a padre Luca. Grazie.
Prego, padre Luca, venga a dirci qualcosa. Veramente, perché datesi che noi qui... Andiamo via, un po' di coraggio. Mi dicevo, la capra noi la facciamo senza levare il pelo. Ancora tengo ancora tutta la capra. Due parole. Il pelo... Prego, la forfora della capra. E su, andiamo. Andiamo, su. Prego. Sì, sì, grazie. Signor Vesco... Siamo felici di avervi ospiti in questa terra, no? Popolata da giraffe, da zebre, gazzelle, caimane, tigri no. Però per esempio i leoni ci stanno, no? I leoni ci stanno. E siamo felici siete qua, sempre in questa terra, popolata. Un sacco di gente, negri, bianchi, molti più negri che bianchi veramente, per essere proprio precisi, diciamo. E in questa missione sperduta proprio dal mondo dove non si arriva in nessuna maniera, diciamo, né col treno, né con l'autobus, manco la jeep, o ti perdi e se no non arrivi. Comunque quando sei arrivato qua rimani perché non c'è nessun sistema per andarsene, no? In questa missione dove vive questa gente, che non è come la gente normale che la mattina si sveglia, si lavano i denti, si fanno la doccia, mettono l'acqua del tè e lavano le tazze tutte nei primi 5 minuti della giornata. Qua no, qua no, qua per fare queste operazioni bisogna lavorare 3 giorni. Già trovare l'acqua per il tè è come vincere un terno all'otto qua in questo posto. Se sputi per terra non arriva perché evapora prima. L'acqua che ci sta basta a malapena per farti venire un reumatismo. E questo per quanto riguarda il bere, e non voglio parlare del mangiare e della capra. Qua in questo posto non è come un posto normale che quando sollevi un lenzuolo sotto ci trovi il materasso, no? Qua quando sollevi il lenzuolo sotto non sai mai che cosa ci trovi qua sotto. Le mosche da noi ti svegliano, per esempio, no? Qua ti fanno addormentare, si muore per un giradito, per un otite, per un orzaiolo in questo posto qua. Una zanzara ti punge? Bene, ci lasci le penne. In questo posto qua, quando ti viene un raffreddore, non è come in un posto normale che prendi l'aspirina, no? Qua, se prendi il raffreddore, ti conviene cominciare a scavare in questo posto e ci stanno pure i cannibali, non tutti, ma qualcuno mozzica, diciamo. E come fai a dargli torto? Pure io morderei se dovessi vivere in un posto di questa maniera. E questa gente che vive qua non si prende un giorno di vacanza, uno svago, non vede un film, non guarda una femmina, non guarda una partita di pallone. Qua, se vuoi vedere una partita di pallone, o te la fai o non la vedi. Voi direte, ma i preti in Italia non guardano le partite di pallone. Sì che guardano le partite di pallone e guardano pure le femmine. E quando questa gente qua, arrittata ferma, arriverà in paradiso e San Pietro li accoglierà e gli dirà, hai desiderato la roba d'altri? Loro diranno, sì che abbiamo desiderato la roba d'altri, perché non tenevamo niente e ci serviva per curare la gente. E San Pietro allora gli chiederà, avete nominato il nome di Dio in vano? Certo che ho nominato il nome di Dio in vano! Come facevi? Tanto fermo tu! Arrivano i guerriglieri e si portano tutto! Altro che in vano! Ho i miei buoni motivi per nominare il nome di Dio! Tanto fermo! E San Pietro dirà, cosa avete fatto allora per meritarvi il paradiso? E allora questa gente dirà, ho amato il prossimo mio come me stesso! E sai perché? Perché non c'era un cazzo di meglio da fare! Ma l'ho fatto! Siamo tutti ansiosi di sapere quando arriveranno questi fondi. I fondi? Perché... E quali fondi? Padre Luca non le hanno fatto sapere nulla. Ma è nulla di che? Insomma, io sono costernato, ma... Ecco, vedete, tutte le sovvenzioni alle missioni sono bloccate. Bloccate? Come sì, sarebbe bloccate? Bloccate, per il giubileo, vede...
Abbiamo dovuto stanziare moltissimo, sì, per i lavori durante il giubileo e quindi, così purtroppo, tutti gli altri progetti sono fermi. Ma scusa, e allora lei così è venuto a fare qua? Beh, via, non prendetela così, via, andiamo. Ma vi assicuro che appena passato il giubileo c'è il mio preciso impegno a far sì che la missione di Sololo sia la prima nella lista delle sovvenzioni. Grazie, molto, molto gentile, ma si risparmia la fatica. Dopo il giubileo non esisterà più nessuna missione di Sololo. Come pensa che ce la possiamo cavare senza le sovvenzioni? Ma lei non ci potrebbe mettere una buona parola? Magari potessi farlo, io non conto nulla, sa? Vabbè, però per esempio nella famiglia della moglie mio zio sta un cardinale. Magari gli tenda, per tutto il rispetto, ma il cardinale mi pare che conta più del vescovo, no? Ah, sì, certo, conta di più, ma non abbastanza, mi creda. Vabbè, quindi non ci sta proprio niente da fare. E al contrario, c'è molto da fare da qui al giubileo. E la missione di Sololo non deve chiudere. Io so che voi potete farcela. E certo sarà dura. Servirà l'aiuto di tutti. E anche uno come lei, chiunque lei sia, può essere utile qui. Come sarebbe chiunque lei sia? So padre Luca. La prego, non aggiunga altro. Resterà un segreto tra noi due. Sweet home. Però un po' mi dispiace, poveretti. Sono così simpatici, guarda in che condizioni che vivi. Ma no, adesso vado a casa, parlo con papà e gli dico, caro papà, sgancia. Oddio, quello è matto, magari non mi dà soldi, però con tutti i salami non mi dà di no, eh. Almeno in magna. Brava, sorry, è una bellissima idea. Anzi, sai che cosa pensavo? Visto che... Ma scusa, ci potrei parlare pure io con papà. Che gli dice tuo padre? Ma no, non col mio. Intendevo dire col tuo. Beh, lo chiami papà. Beh, visto che prima o poi ci dovremo sposare. Cosa hai detto? Che ci sposiamo. Ci dobbiamo sposare. Ma no. Ma no, tesoro. No. Ma no. È stato carino qua nella giungla con le giraffe. Guarda che belle giraffe. No. Ma a casa no. Ma perché, scusa? Perché pensavi veramente che potevo sposarmi con te? Ah? E nella mia cerca hai capito. Ti tengo 40 anni. Passati da 3 mesi, ma sempre 40 anni sono. So capo villaggio. Questa stagione mi mandano alle Maldive. Dice campo questo mestiere, eh? Mi pagano. Poco, ma mi pagano. Io faccio una vita particolare, sto sempre in giro, senza radici. Non è che so come la gente normale, eh? Sempre con la stessa moglie, sempre gli stessi figli, sempre la stessa famiglia. Io mannaggia io. Tu mi capisci, no? E ogni sande flugen alle vude gioi de cluco l'irre i gioi wachnjogen buami iam nabes. Parlavo con Ambria. Bude gioi am lutach. Capisce, capisce. Buomane col camluar. Padre Lu, tranquillo. Ora parto, ma vi mando il trenino. Appena arrivo in Italia vi faccio avere il trenino. Ma quale trenino, scusa? Il Riva Rossi, tranquillo. Riva Rossi, trenino. Marì, ti sta dando di volta il cervello? Guarda che è meglio che te ne torni a casa davvero. Trenino. A me. Beh, sono mica bambino io, sai. Sono che trenino. Però, prima che tu te ne vai, volevo salutarti, per bene. Intanto sono contento di averti conosciuto. Poi ti auguro buona fortuna, arrivederci. E soprattutto, accetta un consiglio. Soprattutto cerca di essere felice. Eh? Che sonno. Che sonno.
Aspetta un attimo, parliamo. Sorry, scusa un secondo. Sorry. Mabbo. Io allora vado, no? Ma, sì. Ma. Senti, facciamo allora che eventualmente ti scrivo, eh? Ok. Come fai di cognome? Poco vale uso Giucoranda. Certo, se c'era il telefono, diciamo, più semplice. Comunque, io va. Addio, Edoardo. Come chiamate? Edoardo, non ti chiami così? Sì, volendo, sì, è molto tempo che nessuno mi chiama così. Sì, ma non vorrai farti chiamare tutta la vita Dodò, no? Sembra il nome di un cane. Pozzo bellissimo. L'aiuto. Vincenza, che dici? Grazie, eh? Non ci fate niente. Vabbè, parti tranquillo, eh? Perché Dio te la mandi buona. Andiamo. Clementina, stia bene, eh? Buon viaggio, padre. Sì, va bene. Voto. Amria. Già. Un regalo, prima che parta un regalo piccolo, un sorriso. Ma sai quando proprio una cosa piccolina piccolina, eh? Così, guarda, ti faccio. Più piccola. No, una mossa, proprio. E dai, che te costa? Pippicco. Dodò, su, dai! Su. Ma, aspetta. And I will follow you everywhere you go. And I'll be with you to the end. Dai, Dodò, che facciamo notte? Su. Bello. Si chiama Edoardo, no, Dodò? Edoardo, eh? Quanto cazzo manca sto giubileo?